Salve a tutti e bentornati in questo spazio virtuale dedicato alle conversazioni con i grandi artisti. Io sono Federica Limina e oggi ho il piacere di condurre un'intervista con una persona di grande spessore culturale, un artista a tutto tondo e di alto valore artistico e musicale. Lui è autore, compositore e cantautore. Come autore le sue canzoni sono state pluripremiate, pensiamo che ha vinto due Sanremo, Sanremo Giovani con Sincerità, cantata da Risa, e Sanremo con Controvento, ma ha scritto davvero tantissime canzoni per tanti artisti, canzoni che sono diventate dischi di platino, altre che sono entrate nella cinematografia italiana, come per esempio citiamo il brano Democrazia del film L'ora legale di Ficarra e Picone. E quindi una bellissima carriera. Lui è anche docente del CET, Centro Europeo di Toscolano, la scuola di Mogol, quindi collabora con il grande Mogol. E devo dire quindi che è un fantastico personaggio e io ho il piacere di intervistarlo anche in quanto conterraneo. Sapete che io amo presentare un po' le eccellenze siciliane. Lui è palermitano e si chiama Giuseppe Anastasi. Ciao Ciao a Giuseppe. tutti, grazie Federica per questa bellissima presentazione. Ma grazie a te per aver accettato il nostro invito a questa video talk. Allora, io voglio iniziare con una curiosità prima di presentare il brano che è uscito da pochissimo, che tu hai scritto e interpretato. Come sei passato da essere autore per tantissimi artisti a poi il cantautorato? Qual è stato questo passaggio? Ma guarda, la molla scatenante è stata la paternità, perché da quando sono diventato papà, cioè da 6 anni a questa parte, ho cambiato la prospettiva di vita e quindi prima ero io il protagonista assoluto della mia vita e invece con la nascita di mio figlio è diventato lui il protagonista assoluto della mia vita. E quindi questa cosa mi ha fatto cambiare anche un po' la visione del futuro, perché quando non devi pensare più solo a te stesso, ma a una creatura così piccola e indifesa, guardi al futuro con occhi diversi. E quindi determinati argomenti, determinate canzoni le ho scritte pensando a lui e pensando a quello che può essere il mondo che verrà. E quindi non erano facili da piazzare, allora ho detto me le canto io, va. Ah, benissimo, quindi bello però, è stato un bel passaggio che ti ha portato davvero tanto successo. Allora, intanto parliamo dell'ultimo brano, visto che secondo me è una di quelle tematiche che tu hai pensato anche per tuo figlio, penso, no? Il 19 marzo, quindi una decina di giorni fa, esce Torneremo a scuola, la voce dei bambini, quindi un brano che tu definisci corale, e quindi cosa ti ha spinto a parlare della scuola? Lo stesso motivo o anche il periodo in cui viviamo? Ma guarda, innanzitutto volevo dire che non l'ho scritto da solo, perché l'ho scritto con altre persone, con Giulia Nania, con Daniele Core e con Morgana Giovannetti. E devo dire che mi sono reso conto che i bambini, cioè oltre ai bambini che fanno la DAD, ci sono anche i genitori molte volte che fanno la DAD. E devo dire che so che tu sei anche un insegnante, però trovo questo distacco dello schermo, questo insegnamento via schermo un po' inutile. Lo trovo, si deve fare, è giusto che si faccia, però i bambini hanno bisogno di stare con i bambini. E quindi l'incipit della canzone è quello fondamentalmente, quello di sperare appunto di tornare di nuovo a una vita pseudonormale, che i bambini possano tornare a giocare liberamente, non avere la mascherina 8 ore a scuola per chi fa tempo pieno, non avere il vincolo che la ricreazione venga fatta separata e non costringere i genitori a stare appresso a loro dietro al computer. Cioè, tutta questa situazione, per carità, è di una drammaticità totale. Però devo dire anche che i bambini mi stanno, cioè mio figlio mi sta insegnando un sacco di cose, perché poi alla fine uno sta molto di più in casa in questo periodo e quindi deve pure giocare di più. L'altro messaggio della canzone è quello di
Non dimenticarsi mai il bambino che c'è dentro di noi, cioè cercare di non diventare mai totalmente adulti, perché si perdono un sacco di cose belle. E infatti un verso della tua canzone dice: impariamo dai bambini a essere felici, ma anche impariamo dai bambini a diventare grandi. Quindi questo insegnamento che tu dicevi dei bambini nei nostri confronti. Ma sì, perché io lo vedo almeno a scuola con mio figlio quando lo vado a prendere o quando lo vado a portare a scuola. Allora, nella scuola di mio figlio, come ormai credo quasi tutte le scuole italiane, c'è il bambino di colore, c'è il bambino asiatico, c'è il bambino, tra virgolette, diverso, ma loro se ne fregano altamente di questa cosa e quindi imparare da queste piccole cose, cioè anche l'integrazione è una forma di diventare grandi con coscienziosità. Sì, infatti dico, è vero che il tema centrale della canzone è la vita della scuola e quindi la speranza della scuola oltre la pandemia, quindi la didattica a distanza che non sostituisce minimamente, c'è solo una nozione, si danno delle nozioni, anzi si cerca di dare al meglio possibile delle nozioni, ma non sostituisce la socialità, l'educazione che deve dare la scuola in primis, ma ci sono anche altri messaggi che tu racconti in una maniera così intelligente, raffinata, delicatissima, perché abbiamo bisogno di delicatezza sia per i bambini in questo periodo che per gli adulti, e tramite dei personaggi, come per esempio Blue, il cavaliere di Re Artù, che dice a Trump di sostituire le pistole con le spade di cartone, quindi è un altro tema ancora, parla della violenza e comunque cita anche degli eventi storici, diciamo, contemporanei, oppure, come dicevi tu, l'integrazione con Abdul, no? Che atterra da Kabul, che si è così tanto integrato perché i bambini non conoscono la diversità, sono gli adulti che gliele insegnano a volte, che Esatto. è così integrato che vorrebbe chiamare sua figlia Italia idealmente. Quindi dico, la canzone davvero sarebbe da leggere in questo momento davanti a tutti dall'inizio alla fine. E uno dei versi che mi ha più colpito, e vorrei che tu ce lo spiegassi perché è bellissimo, è proprio quello che al primo ascolto mi ha colpito molto, è uno, io più te, fa 1937.000 e poi 10.000, come a parlare di un infinito. Ma perché sì, volevamo usare una. Certe volte i bambini gli dici: ma che numero è questo? E loro ti dicono 104, 107.000, perché non lo sanno nemmeno dire O bene la anche, ma io lettera. la uso l'espressione mille mila cose, no? A Esatto, volte. è sempre un tornare a usare anche un linguaggio che può sembrare. E così estremamente infantile, ma che alla fine fa ridere. Poi uno più uno vuol dire, cioè io più te, è sempre il fatto dell'integrazione, sta sempre alla base del discorso dell'integrazione. Io più te, se ci vogliamo bene, se siamo solidali l'uno con l'altro, se al posto dei peccati capitali tipo l'invidia o quant'altro. Cerchiamo di capirci un po' di più e di dialogare, di avere un approccio culturale sulle cose, perché alla fine il male più grande di tutti, secondo me, è l'ignoranza. E quindi nel momento in cui c'è questo, io più te non fa due, fa la collettività. Sì, ed è questo il messaggio che veramente mi ha colpito e devo dire che le parole di questa canzone dicano tutto e possono essere condivise sia dai bambini, secondo me, ascoltata a scuola diventerà sicuramente virale, ascoltata deve essere ascoltata in tutte le scuole e queste parole possono essere condivise sia dagli adulti che dai bambini, quindi una grande capacità, Giuseppe, di parlare al cuore di tutti, anche di generazioni così lontane che spesso fanno fatica a volte a comprendersi reciprocamente. Ma che alunno era Giuseppe Anastasi? Dai, Giuseppe era,
Guarda, lo sai perché la canzone? Perché io so, del fanciullino di cui parlavamo prima, io non mi sono mai dimenticato. Io ce l'ho sempre con me, me lo porto dietro per avere sempre una forma di disincanto nei confronti del mondo, rimanere sempre un po' stupito, perché è la cosa che mi aiuta più a scrivere. Quindi ancora a 44 anni cercare di. Quando mi stupisco di qualcosa mi fa molto molto piacere. E Giuseppe alla fine è lo stesso bambino. Posso dirti che sono lo stesso adulto che ero, cioè sono l'adulto che ero quando ero bambino. E quindi giocoso, tendente al sorriso, tendente lo sai cosa? Ora posso sembrare un po' autocelebrativo, però in realtà lo sai cosa? Io sono buono, sono tendenzialmente buono e quindi credo di essere rimasto quel bambino da questo punto di vista. E ti fa onore questa cosa. Allora, una vita, una carriera dedicata alla scrittura musicale. Questa passione per la scrittura, per la penna, affonda le radici in ambito scolastico oppure è nata dopo? Ma no, è nata più che altro in ambito familiare, ti dico la verità, perché mio padre e mia madre sono stati sempre dei grandi fruitori di musica. A casa mia c'era sempre musica, in un modo o nell'altro, che sia in macchina o mentre mia madre cucinava, quindi la musica ci sarà sempre. E io ho iniziato a leggere abbastanza, a leggere dei piccoli libri tipo Il Piccolo Principe o Il Gabbiano Jonathan Livingston, già un po' da piccolo. Quando inizi a leggere da piccolo, a un certo punto ti viene anche da scrivere. E all'inizio scrivevo piccoli racconti, scrivevo poesie e quant'altro. Poi un giorno mi sono approcciato alla chitarra, ho imparato a suonare la chitarra e tutto quello che erano quelle poesie e quei racconti piano piano sono diventate canzoni. E poi da lì ho scoperto, tramite mia nonna, perché è stata mia nonna che mi ha fatto scoprire questa scuola di Mogol, che un giorno mi disse, sai Giuseppe, c'è, perché già per mia nonna ero il più grande autore di tutti i tempi, già a 16 anni. Lo devo dire anche per mio padre, ho avuto sempre questa fortuna di essere stato molto aiutato a seguire quello che era poi il mio percorso. E mia nonna mi fece sapere di questa scuola, io partecipai ad una borsa di studio della SIAE, la vinsi e vinsi la borsa di studio per arrivare al CET. E poi dal CET poi non me ne sono più andato, perché sono ormai 20 anni, 21 anni che sono là dentro. E infatti abbiamo Collaboro. detto che tu sei anche docente del CET, ma mi hai raccontato di quanto sia stato importante l'ambiente familiare per te, per la tua carriera. E io proprio hai anticipato una domanda che ti volevo fare, proprio in base sia a quello che mi hai detto che alla canzone che hai scritto insieme ai tuoi colleghi. Quanto è importante in generale e in particolare, visto che tu sei anche padre, la collaborazione tra la scuola e la famiglia nell'educazione di questi bambini, ma soprattutto la coesione nel supporto psicologico degli alunni della pandemia? Ma guarda, fondamentale, fondamentale perché scuola e famiglia sono la base educativa di tutto quello che sarà l'uomo futuro e di tutto quello che sarà la generazione futura. Quindi la collaborazione tra queste due entità è fondamentale, soprattutto in questo periodo, perché questo è un periodo fuori dal comune, un periodo, cioè io credo che questa pandemia insieme alle due guerre mondiali, insieme alla riforma protestante, credo che sia uno dei più grossi eventi della storia dell'umanità. Lo metto tra i primi 3-4 eventi enormi della storia dell'umanità. E quindi i bambini, ma tutti i giovani, che comunque anche le scienze è tanto, tanto, tanto penalizzata in questo periodo. Una cosa è perdere un anno di vita dai 44 ai 45 anni. È sempre un anno perso, ma ci può stare. Un anno, che ne so, tra i 15 e i 16 anni, tra i 16 e i 16. Però
Perché là un anno conta molto di più, non sono 365 giorni, sono molti di più. Quindi aiutare i propri figli, i bambini in generale, a capire il momento senza farli spaventare e soprattutto senza essere spaventati da questo momento, cercando di affrontarlo con tutte le risorse possibili e immaginabili, sia a livello scientifico che a livello di speranza, perché poi uno per ora siamo molto scoraggiati, siamo molto abbattuti rispetto a un anno fa che in questo periodo si tentava di cantare dai balconi o c'era l'hashtag andrà tutto bene. Va tutto Adesso bene. hashtag non ce ne sono, nessuno si mette a cantare dai balconi, c'è abbastanza un po' di sconforto per certi versi. Non lo dobbiamo fare percepire ai bambini, assolutamente. E io sono d'accordo con te, Giuseppe, ti ringrazio per questa risposta. In questo momento, in questo periodo che tu metti tra gli eventi maggiori della storia, tu fai uscire il tuo secondo album di inediti. Dopo il primo album di inediti scritto e interpretato nel 2018, con il titolo Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, che vince la Targa Tenco come migliore opera prima, fai uscire a fine 2020 Schopenhauer e altre storie. Che devo dire, altre storie davvero, perché è un album molto ricco, denso di significati, di tematiche sociali, storiche, filosofiche, affettive, quindi penso che ci sia molto di te da quello che mi hai raccontato finora e quindi in un certo senso potrebbe essere anche definito educativo, nel senso che porta a riflettere. E volevo partire da una canzone che mi ha colpito, dove rimaniamo nella narrativa, nella letteratura, dove tu citi un personaggio che è Scrooge, Ebenezer Scrooge, del romanzo Canto di Natale di Dickens. Come mai lo fai? Ma perché allora a me il Natale non è che mi faccia impazzire, festa, dovesse essere. E quindi la prima volta che lessi Canto di Natale di Dickens mi sono un po' ritrovato per certi versi in Ebenezer Scrooge. E il Natale perché soprattutto negli ultimi anni non lo vedo più. Allora, molti bambini adesso, ritornando al discorso dei bambini, purtroppo non sanno più che il Natale è il compleanno di Gesù. Ora te la metto proprio terra terra. Molti bambini non lo sanno che quest'anno Gesù ha compiuto 2020 anni. Pensano che sia di Babbo Natale, totalmente di Babbo Natale. Cioè capiscono che c'è Gesù in mezzo, ma quella è la festa di Babbo Natale. Ora, festeggiare un uomo nordico grasso che inventato dalla Coca-Cola a me non mi fa impazzire. Quindi già in generale Scrooge sta a questo, esageratamente consumistica come festa rispetto a quello che è il Natale che vivevo io un po' quando stavo in Sicilia, quando ero più piccolo, dove c'era più. Ora non voglio fare il bigotto cattolico assolutamente, però mi piacerebbe che i bambini si vestissero a carnevale, si vestissero in maschera a carnevale, non ad Halloween, e che festeggiassero, capissero che è più il compleanno di Gesù che la festa di Babbo Natale, il Natale. Quindi Scrooge è un attacco al consumismo in generale e un attacco a quello che. Ma tutto l'album più o meno lo è, a questo periodo nichilista che secondo me stiamo vivendo. Per questo l'album si intitola Schopenhauer ed altre storie. Però, guarda, ti faccio vedere una cosa. Però questa è la copertina. Schopenhauer ed altre storie. C'è alcune lettere in rosso che anagrammandole viene fuori la parola sperare, perché poi alla fine la speranza è sempre quello che bisogna portare avanti. Ovviamente io essendo un filo marxista, un filo nicciano e un filo schopenhauerano, non mi viene nel termine esatto, mi rendo conto che questi tre grandi filosofi, questi tre grandi pensatori hanno azzeccato quello che sarebbe accaduto.
la cosa un po' mi fa paura. È molto carina la copertina, io l'ho vista e devo dire che hai anticipato anche questa volta una domanda che ti volevo fare, a cui hai risposto benissimo, ovvero il perché questo titolo e anche il fatto di ritrovarti sulla copertina, no? Con tutti questi personaggi. Invece, Mi quindi tu sarebbe dicevi piaciuto conoscere, sì. più spiritualismo, meno consumismo. C'è anche, e questa è una domanda che ti ho fatto proprio perché so che si ricollega un po' al mondo dei bambini, visto che stiamo parlando di questo oggi. C'è anche un'altra canzone che è di una tenerezza infinita, che parla di insegnamenti, educazione, affetto, che è nonna. Nonna è una canzone molto particolare, nemmeno ero sicuro di volerla mettere nel disco, però alla fine sì, per le mie nonne, da entrambe le mie nonne ho imparato tantissimo. Io sono stato cresciuto dalle donne più che altro, quindi dalle mie nonne, da mia madre e anche da mio papà, però le donne hanno avuto sempre un'importanza fondamentale nella mia vita. Tuttora sono cresciuto da mia moglie per certi versi, e quindi era un omaggio a mia nonna che mi ha insegnato tantissimo. Tutte e due le mie nonne mi hanno avvicinato all'arte, alla curiosità, perché poi alla fine scrivere è semplicemente essere leggermente più curioso nei confronti della vita rispetto ad altri. E quindi questa curiosità sicuramente è stata le mie nonne a darmela, e quella canzone dedicata a entrambe fondamentalmente, perché c'è parte di una e parte dell'altra. L'ho chiamata nonna, ma dentro ci sono tutte e due. Sì, ed è molto, molto bella. Un'altra canzone che sempre io, a cui ovviamente sono interpretazioni mie, poi tu mi dirai, ci ho visto anche lì, no? Qualcosa di educativo che poi quando si parla di temi sociali è sempre un po' così, no? Si riflette e quindi si educa alla riflessione. È Bla Bla Star, una critica alla TV di oggi e anche alle tematiche trattate dagli show proposti dalla televisione. Ma secondo te, verso dove sta andando l'attenzione dei ragazzi di oggi? C'è ancora quello spirito critico oppure sta facendo spazio ad una assuefazione alle immagini che ci propone la TV? Ma guarda, la TV i giovani non la guardano tanto. Devo dire che i giovani sono più proiettati che il web. La televisione per loro, devo dire che credo che sia abbastanza. Bla Bla Star è un attacco alla televisione, ma soprattutto è un attacco non tanto ai giovani, ma agli adulti, perché gli adulti si stanno completamente, cioè, secondo me non tutti ovviamente, però una buona parte si sta completamente assuefando a quello che dice la televisione, senza mai andare a approfondire, senza mai cercare di capire. I programmi sono tutti gli stessi, adesso sono tutti lì a cucinare, sono tutti lì a fare piatti. La pubblicità del cibo è diventata una cosa impressionante. Le trasmissioni che parlano di cucinare e mangiare sono diventate una quantità bestiale. C'è Barbara D'Urso, insomma, ci sono un sacco di cose che mi fanno abbastanza schifo, e qui non ho voluto piccarmi su Bla Bla Star. Quindi lo spirito critico più degli adulti che dei ragazzi, secondo te? Poi tra l'altro il video è simpaticissimo, cioè tu hai fatto un video che davvero ricalca molto bene quelle che sono le immagini proposte da alcuni programmi e mi trovi d'accordo da questo punto di vista. Ma nell'album veramente si parla di tanto, si parla anche di amore. E di amore in tante sfaccettature, ma ci sono due canzoni che sono delle dichiarazioni d'amore come Ancora Rose di Porto Via con me. E anche lì, secondo te, non per citare Flaubert, ma è necessaria un'educazione sentimentale oggi, nel senso proprio di educazione all'espressione dei sentimenti che tu invece esprimi così bene nelle tue canzoni? Ah, guarda, Federica, che ti devo dire? Io posso dire, essendo un insegnante anch'io, mi rendo conto che la parte sentimentale
è stata un po', non dico abbandonata dai ragazzi, però è tutto molto più easy, è molto più facile in generale, dall'approccio sessuale a tutto quello che, cioè, sono dinamiche che ormai sono quasi sparite per certi versi. In più, certe volte, però non posso fare nemmeno il predicatore, perché poi alla fine tutte le persone più grandi dicevano la mia generazione era diversa, eravamo più sani, più cose. In realtà io penso che non possono essere condannati i ragazzi, assolutamente, in nessun modo, perché come c'è stato l'uomo prima del fuoco e dopo la scoperta del fuoco, come c'è stato l'uomo prima della ruota e dopo la scoperta della ruota, secondo me nei libri di storia futura si studierà l'uomo prima della scoperta di internet e dopo la scoperta di internet, perché internet ha segnato un solco incredibile nell'evoluzione dell'uomo. Ora, io ho fatto con e 20 anni senza, e quindi posso avere un termine di paragone, ma tutti i ragazzi che adesso hanno 20, 21 anni, 18, 17, solo da in questo stato dell'evoluzione, cioè solo con i millennials, diciamo così, non hanno idea di quello che era la vita prima, di come si poteva approcciare anche a una ragazza o a un ragazzo, era completamente diverso. Quindi non mi sento nemmeno di condannarli in nessun modo. Io con le due canzoni che hai citato, sia con Ancora Rose che Ti porto via con me, è una cosa personale. Anche se Ti porto via con me è sempre pure una forma di critica, perché all'inizio, perché alla fine il ritornello dice: ma io ti porto via con me, amore mio, che non hai colpa. Cioè, che può essere che è dedicata anche a un figlio, nel senso, o a un adolescente, perché ti porto via con, ma tu non lo sapevi com'era il mondo prima. Non, eppure te lo posso stare a spiegare pure 50 volte, ma non lo capirai mai. Sì, no, ma infatti quello che io intendevo è proprio un'educazione sentimentale proprio da parte degli adulti, non perché per una condanna dei ragazzi che comunque vivono il loro tempo, ed è così come abbiamo fatto anche noi, ma proprio questa educazione all'espressione dei sentimenti che tante volte può portare anche a delle difficoltà di comunicazione, no? E ne vediamo tante tutti i giorni, ecco, intendevo Cioè, questo. Allora, cosa, che cosa Schopenhauer. c'è? Dimmi. Sai che cosa c'è, Federica? Ti dico, no, ti dico, c'è che quando avevo 19-20 anni io, e vivevo in Sicilia soprattutto, essere figlio di genitori separati era quasi un'eccezione. Adesso è quasi la regola. Di conseguenza, l'appiglio forte che avevo io comunque, o che potevamo avere la nostra generazione confronti alla famiglia, sti ragazzi non ce l'hanno nemmeno molti di loro. E quindi l'educazione sentimentale la devi prendere quando hai un esempio di educazione sentimentale. Esatto, esempio calzante che hai fatto, ecco, era proprio quello che intendevo. Allora, Schopenhauer e altre storie esce a fine 2020 e subito nel 2021 tu esci con tutti e torneremo a scuola, La voce dei bambini. C'è già un terzo progetto in corso? Ah, guarda, io quest'anno ho scritto come mai scritto in vita mia, non ce l'avevo mai avuto tutto questo tempo, però in vita mia non ce l'avevo mai avuto. Con le scuole chiuse, non posso fare seminari e quant'altro, quindi ho scritto tantissimo e credo sì che penso per maggio, giugno faccio uscire qualcos'altro, però ancora è tutto in corso d'opera, però non credo che nemmeno quest'estate suonerà chissà quanto, e quindi almeno facciamo uscire canzoni. Non possiamo uscire noi, facciamo uscire le canzoni. Ed è una bella notizia che ci hai dato. Infatti ti volevo dire, secondo te quando potrai venire, magari fare che ne so, progettare un tour per venire a presentarci queste canzoni qui, magari in qualche bel teatro che adesso è chiuso qui in Sicilia, ecco, i live ancora sono fermi e non hai dei progetti o delle date. Guarda, io da luglio sicuramente.
Fino adesso, guarda, da luglio sicuramente sarò in Sicilia. Da luglio sicuramente sarò in Sicilia. Momentaneamente sono uscite 3 date e stop. Quindi vedremo quello che succederà. Però da luglio sarò in Sicilia, luglio-agosto sicuramente sarò a casa. E poi se ci danno un po' il via libera, ma suonerei, ho una voglia di suonare, non te lo dico. E noi, Giuseppe, ti aspettiamo a braccia aperte in Sicilia, quindi seguiremo sicuramente queste tue novità musicali. E io ti ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata. Grazie, grazie mille. E ti mando un Sì, abbraccio ti e ringrazio. ti saluto. Ti saluto. Ciao Giuseppe, grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao Enrica, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, un bacione.